Cari concittadini, nel registrare questo video ho avuto il dubbio se utilizzare dei toni allarmistici per costringervi a rimanere a casa o dei toni un po' più tenui per non allarmarvi troppo. Io voglio utilizzare invece un linguaggio vero, il linguaggio della verità e partire dai dati, i dati certi. Il 9 marzo in Sicilia erano soltanto 54 le persone contagiate, il 16 marzo 213. Il 23 marzo 681, oggi 1268 persone siciliane sono contagiate. E voglio ricordare che in Italia soltanto ieri sono morte, soltanto ieri, 1000 persone. Ci aspettano delle giornate ancora più difficili, dobbiamo continuare a rimanere a casa. Allora, come possiamo proteggerci? Anche perché le statistiche ci dicono, le statistiche fatte dagli esperti, che in Sicilia purtroppo, speriamo che non si avverino, presto si conteranno 7.000 contagi. Dicevo, come possiamo proteggerci? Rimanendo a casa. E se proprio dobbiamo uscire per andare a fare la spesa? Dobbiamo sapere che è il vicino di casa. Dobbiamo sapere che la persona che conosciamo da tanto tempo, la persona che incontriamo in macelleria, dal panificio, proprio quella persona che sta bene, è asintomatica, è positiva ed è quella persona che può infettarci e mettere a repentaglio la nostra vita. Giorni fa, il prefetto, in vista di questa proiezione, di questo picco siciliano di 7.000 contagi, ha convocato in videoconferenza il centro di coordinamento dei soccorsi. Eravamo presenti cinque sindaci dove risiedono gli ospedali e le massime autorità civili, militari e soprattutto sanitari. Purtroppo abbiamo appreso quello che già sapevamo. La Sicilia non è pronta. La provincia di Agrigento, nonostante gli sforzi di tutti, nonostante gli sforzi delle autorità sanitarie, non è pronta. Mi riferisco in termini di posti di rianimazione. Se è vero come è vero che ogni 10 persone contagiate una persona ha bisogno della terapia intensiva, del ventilatore, della rianimazione, presto dovrebbero servire 700 posti letto di rianimazione in Sicilia. E purtroppo i dati a nostra disposizione ci dicono che siamo abbastanza distanti da questo dato. E quindi l'unica nostra difesa è non ammalarci. Non possiamo e non dobbiamo ammalarci. Bisogna rimanere a casa, non dobbiamo uscire nemmeno per fare la spesa. Quei luoghi sono luoghi frequentati da tantissime persone, quei carrelli e quelle cose vengono toccate da tantissime persone. Abbiamo fatto un'iniziativa ed è rivolta a tutti gli esercizi commerciali, incoraggiandoli a fare le consegne a domicilio. Esercizi commerciali, non applicate spese aggiuntive per le persone che ricevono la spesa a casa. Se vi adeguate a questo, mandateci una mail. Sarà compito del Comune di Ribera fare la pubblicità a tutti questi esercizi commerciali che consentono ai cittadini di ricevere la loro spesa a casa. Certo, non tutti i giorni, magari una spesa che duri per una settimana. Per tutte quelle persone che purtroppo sono in difficoltà economiche, noi dal 10 marzo abbiamo attivato il COC comunale. In collaborazione con la Caritas, con la Protezione Civile Comunale, con gli AGESCI, con la San Vincenzo, stiamo cercando di assistere quante più persone bisognose possibile, che sono in continuo aumento, perché ci sono molte attività che hanno chiuso, molte persone che lavoravano in queste attività e che oggi si trovano in difficoltà. Alle persone realmente bisognose, do un numero di telefono, il 337-156-2637. Per le persone realmente bisognose, fate questo numero, vi risponderà un operatore della Protezione Civile Comunale e vi porteranno tramite la Caritas quello che avete bisogno direttamente a casa. Per tutte le altre persone invece, quelle che non abbiamo bisogno di ricevere gratuitamente le spese a casa, vi invito a fare beneficenza. Ringrazio tutte le persone, l'associazione, i club che continuano a fare beneficenza. Fate beneficenza anche con la Caritas. Fate avere tramite i supermercati gli alimenti alla Caritas che a loro volta daranno alle famiglie bisognose. A voi do un altro numero di telefono, il 329-067-6371. Fate questo numero, vi risponderà un operatore della Caritas e vi metterete d'accordo come far pervenire le vostre donazioni in termini di alimenti. I pericoli non sono cessati. A Ribera continuano ad arrivare persone dal nord, anche stamattina sono arrivate persone dal nord, che devono rimanere in quarantena, che noi dobbiamo controllare, noi cittadini abbiamo il dovere di controllare che rimangono in quarantena. Fate
Finiti i 14 giorni riceveranno il tampone, da stamattina già l'ASPA ha iniziato a sottoporli al tampone, e solo con l'esito negativo queste persone possono uscire di casa. Ma i pericoli non sono soltanto loro. Io vedo tantissime persone ancora in giro e che magari indossano la mascherina, giustamente, indossatela la mascherina, per carità, ma indossare la mascherina non vi rende immuni. Io sono convinto che voi, indossando la mascherina, siete immuni, vi sentite immuni da qualsiasi tipo di contagio. Nelle ultime giornate, 51 medici italiani hanno perso la vita. Questi 51 medici italiani indossavano la mascherina, indossavano i guanti, indossavano possibilmente lo scafandro e qualsiasi dispositivo di sicurezza. Hanno perso la vita. E quindi non è la mascherina che ci salva la vita. Ci salva la vita stare lontano da qualsiasi tipo di contatto. Dobbiamo rimanere a casa. È un sacrificio. È un sacrificio immane. Ci aspettano giornate difficilissime, ma tutto passerà, dovrà passare. Dovrà passare e dovrà finire bene. Torneremo ad abbracciarci e torneremo a gustare le cose che avranno un sapore molto più dolce, molto più buono rispetto a come lo assaporavamo prima.